Eder. Mac. Pallister. Maria Antonietta Panico non è stata uccisa. L'autopsia non ha rilevato lesioni sul corpo, questo escluderebbe l'ipotesi iniziale di femminicidio, anche se mancano ancora gli esiti degli esami tossicologici e l'analisi dei tessuti. La 42enne potrebbe quindi essere stata vittima di un malore improvviso. Il medico legale, nonostante il corpo avesse cominciato lo stato di decomposizione, aveva già escluso la presenza sul corpo della donna di ferite da arma da taglio, segni da strangolamento e traumi riconducibili a un'aggressione, ma senza i referti definitivi delle analisi restano ancora alcuni dubbi sulle precise cause del decesso. Si fa strada l'ipotesi di un malore improvviso, avvenuto probabilmente quando la donna si trovava da sola in casa. Massimo riserbo dalla procura. Trapela solo il fatto che i carabinieri hanno ascoltato familiari, amici e conoscenti della donna. Gli inquirenti hanno inoltre controllato anche i tabulati telefonici del cellulare, per verificare se ci siano messaggi o telefonate di particolare interesse investigativo. Il ritrovamento del corpo di Maria Antonietta Panico risale alla mattina dello scorso 17 gennaio, quando la figlia di 16 anni, allarmata dalla mancanza di risposta alle sue chiamate, ha chiesto al padre, con cui vive, di accertarsi delle condizioni della madre, dandogli le chiavi per entrare nell'appartamento. Poi la tragica scoperta. L'uomo ha dato l'allarme contattando le forze dell'ordine. Da alcune testimonianze, così come dai racconti di alcuni vicini di casa, sembra che la 42enne stesse attraversando, negli ultimi mesi, un periodo difficile. La donna avrebbe dovuto compiere 43 anni tra pochi giorni, il 21 gennaio. Separata da tempo aveva una figlia di 16 anni che vive con il padre. Era conosciuta in città per il suo impegno politico. Si era candidata con il centrodestra alle elezioni provinciali del 2018 e alle comunali di Trento del 2020. Non ci sono indagati per la morte della 42enne. La procura ha rintracciato tutte le persone che potrebbero avere informazioni utili sulla donna, compreso l'ex compagno contro cui nel 2022 era stato emesso un ordine di allontanamento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!